Buongiorno ragazze, oggi ci facciamo due chiacchiere con i miei acquistini invernali, quindi sarà quei saldi invernali, quindi sarà un video haul. Partiamo dagli acquisti di trucco che sono i meno. In particolar modo ho comprato veramente poco. Questa qua è la tinta Wycon, erano a no, anni no, mesi che la puntavo, ma mi sono sempre scordata e non c'era mai il colore che volevo. Era rimasto solo questo, oppure un rosso normalissimo, quindi ho preferito questo qua rosa. Ve ne ho già parlato bene, mi piace davvero tanto. Peccato per il colore, ma spero che ne arrivino altri. Poi da Sephora, che non sono proprio saldi, però avevo lo sconto, insomma, c'erano degli sconti, ho preso il 24/7 Liquid Eyeliner Waterproof di Urban Decay. Di questo avevo già il color Siren che ho finito, sono davvero fantastici. Ero un po' indecisa perché sono waterproof, quindi tendono a seccarsi un pochino, però mi piacciono moltissimo. Adesso vi faccio vedere la punta che è davvero stra fine, stra precisa, veramente ottimi questi eyeliner nonostante il loro prezzo sia un filino alto. Da Kiko sono riuscita a prendere, vabbè, un blush per mia mamma che però non ho qua con me, e due cose, una di cui sono molto molto soddisfatta. Ho preso questa matita doppia della collezione Credo Luxurious Experience, o come si chiamava, qui nel colore rosa antico, non so se abbia un nome questo colore, se ce l'ha io non lo so, e da questa parte invece un viola molto più classico. E non l'ho ancora provata, quindi non so dirvi com'è. E poi, questa è la cosa di cui sono molto orgogliosa, sempre della stessa collezione, lui, che l'ho pagato 12 euro invece che 24, 12 euro invece che, non lo so, comunque 12 euro che è buono per questo set qua, mi piaceva un sacco, quindi c'è, come vedete, uno smalto nero, uno smalto oro, un aiuto, un pennellino di questi qua bellissimi, sapete, per tirar via i brillantini, e appunto due brillantini, uno molto sottili, neri, e l'altro tipo per la cavia manicure, questi qua bianchi, e questo per metterci il dito così e sbrillantinarvi tutte. Sto cercando da tempo. In realtà vorrei aspettare il Cosmoprof, scusate, accessori per il manicure, ma proprio utensili, quindi pennelli tool, quelli rotondi per fare tipo le rose, o pennellini tipo questi, o appoggiaunghie, insomma cose del genere, quindi proprio attrezzi del mestiere, come si suol dire, quindi vorrei aspettare il Cosmoprof magari per prenderli, però questo mi sembrava un'ottima offerta, 10 euro, sì. Volevo anche il pennello, quello piatto per fondotinta, ma non l'ho trovato perché ho visto che era in sconto sul sito, quindi se l'avessi trovato l'avrei comprato, ma non l'ho trovato. Poi, il make-up è finito qua, quindi ho veramente poco poco poco, però vi faccio vedere anche il resto, sono sicura che siete curiose. Ho comprato da Accessorize, ultimamente mi sto appassionando tantissimo per le collane a collo corto, diciamo, a giro collo, e in particolar modo per le collane larghe, piatte con la catena. Quindi questa collana qua è di Accessorize, è sui colori del viola, è molto stretta perché proprio arriva al collo e mi piace da morire. Non chiedetemi i prezzi di tutte queste cose perché non ne ho la minima idea. So che li ho presi perché erano tanto scontati e quindi erano tutti affrontabilissimi, ma non me lo ricordo, mi dispiace. Però questa mi piace veramente tantissimo. Fa molto Cleopatra, lo so, però mi piace il viola, lo so. Ma ci sono quei periodi, no? In cui uno si fissa. Io mi sono fissata con queste. Passerà prima o poi, cioè, si cambia. Bershka, ho comprato un sacco di cose, sono orgogliosissima anche perché di solito da Bershka mi deprimo. Tipo, devo prendere delle taglie altissime perché sappiamo tutti che le taglie di Bershka sono, come dire, un filino esagerate per i miei gusti. Però va bene tutto. Cosa ho comprato? Pantaloni normalissimi. Sono quei modelli, questo qua è abbastanza vita alta, come potete vedere dalla lunghezza. È modello stretto, 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 di un tessuto un po' grosso per l'inverno. Io adoro questi che sono un misto tra pantaloni e leggings, comunque grossi. E niente, l'ho comprato sia così, tutto nero con quelle cinturine che avete visto davanti, sia così che è nero con questa striscia
striscia di pizzo laterale, vedete? Che va giù, 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 giù fino in fondo. Mi piace di più quella senza pizzo. Questo qua ho l'impressione che ingrassi un pochino, però mi piaceva l'idea, quindi mi sono convinta a comprarlo. E poi due maglie di cui sono orgogliosissima e sono una maglia color senape, scollo rotondo, normalissima, cosa carina in fondo c'ha queste frappettine, una maglia che cade dritta, arriva sui fianchi e appunto queste frappettine carinissime, questo color senape. Non lo so se mi sta bene o no, però mi piaceva, quindi ho voluto provare. E questa maglia. Ma le maniche lunghe con le rose stampate e dietro fatta così, quindi grigia in stoffa. Sono tutte maglie da mezza stagione perché non ne avevo. E da Bershka ho comprato questo, pochissimo pagato, tutto 20, massimo 20 euro al pezzo, anche meno direi. Poi sono andata da H&M, a Bologna sono tutti in via Indipendenza, quindi si fa tappa uno per uno. Da H&M ho trovato questa magliettina qua. Sempre a maniche lunghe rosa con stampate queste rose. Molto semplice, molto tranquilla, niente di particolare. Una magliettina proprio da tutti i giorni, normalissima. E poi ho comprato, questa non so esattamente come farvela vedere. Speriamo che vediate qualcosa. Questa giacca qua. Vedete? Col collo morbido e poi che va giù dritta. Mi piace, secondo me l'ha comprata anche Chiara, Chiara Scritch. Adesso magari la taggo se avesse voglia di rispondere. Mi sembra che l'abbia comprata anche lei. Comunque è davvero molto molto bella. Devo dire che mi sta bene. Io adoro le giacche, però non con tutte sto bene perché qua io sono abbastanza ossuta e quindi non tutte le giacche mi stanno bene. Queste invece ne ho già altre di H&M e anche di Bershka e mi piacciono moltissimo. Direi però che da H&M non ho preso più niente, no, solo queste due cose. Passiamo a degli acquisti seri, di contenuto, che rispecchiano la mia intelligenza, e cioè ben tre pigiami da The Zenith. Vi lascio il più bello per ultimo. Ero con mia mamma, se no io da sole queste cose non le comprerei, ho un minimo di dignità da mantenere. Direi di partire da... Allora... Partiamo da quello azzurro, dai, che è il più tranquillo. Allora, io prendo sempre spezzati. Io il pigiama lo uso per andare a dormire e di giorno metto delle tute. E non mi piace stare in giro di giorno con le cose con cui vado a dormire. Quindi, queste sono solo per andare a dormire, sempre spezzati, sempre molto comodi. Questi pantaloni bianchi con le note musicali hanno l'elastico in vita e l'elastico, la fascia, insomma, nei piedi. Se questi dai sono accettabili. La maglia sopra è bellissima, blu, con letto e le alette di pelo. Sì, lo so, ho 22 anni, però dai, è bellina questa magliettina qua. È un pigiama, insomma, quindi se mi piace. L'altro non è bello, bello piegato perché lo sto... Scusate. Dicevo, non è bello piegato perché è quello che sto usando adesso per andare a letto. Quindi faccio finta di piegarvelo adesso. Ed è un po' più sobrio, perché vedete, è di questo color rosa antico, con tutte le noccioline, vedete? E dritto, non ha niente di particolare, cintura in vita e stretto, in fondo a me piacciono i pantaloni stretti, mi stanno un po' scomodi quelli troppo larghi. E la maglia sopra, anche la maglia sopra è molto tranquilla, come vedete grigia, l'interno è dietro, ha un bordino così, e spunta da sotto a mo' di camicia. Vedete? C'è bottoncini anche, finto ovviamente, cioè non c'è sotto la camicia, però sotto si vede questo qua. Questo è il più sobrio dei tre e passiamo al capolavoro, veramente una cosa oscena, però insomma non potevo comprare. Allora, sopra è una maglietta rosa con gli orsi, con le facciottine dell'orso, tranquilla comunque, è un rosa sempre chiaro, rosa antico chiaro però, dritta, semplice, senza niente. E sotto... Anche questi semplicissimi sono di pelo col fascione morbido. Ciò di cui mi vergogno tantissimo, però. Hanno nel culo stampato una facciata d'orso, di pelo, sempre rosa. E niente, non ho resistito. Io li ho dovuti comprare questi cosi. Sono bellissimi, non fanno, sono molto comodi, non fanno neanche troppo caldo. È davvero fantastici. Sì, mi vergogno un po', però niente.
li cercavo da Oisho. Mi piacciono un sacco le piacciono un sacco le cose di Oisho. Cercavo sia delle ciabattine un po' meno ciabatta, che dei pigiami, che delle tute, ma non ho trovato niente. Aveva proprio della brutta roba Oisho. Io forse ci sono andata sicuramente tardi, quindi magari i saldi erano già un po' più là, però non mi ha soddisfatto. Poi l'ultimo acquisto, che è una vita che lo punto. Voi dovete sapere che io ho una vera passione per le scarpe col tacco. Ne ho tante, di diversi modelli, di diversi tipi, ma veramente tante, e le adoro. Mi piace anche proprio collezionarle, camminarci, se fosse per me ci starei tutto il giorno, ma come capite non si può. E in particolar modo io in quinta superiore ho fatto la mia tesina sulle scarpe col tacco. E sembra una sciocchezza detta così, in realtà era, me lo dico da sola, era molto bella. Avevo collegato tantissime materie di difficile collocazione. E niente, a me piacciono molto le scarpe col tacco. Dovete sapere che la frase di apertura della mia tesi era appunto la mia tesina, era appunto la citazione di Marilyn Monroe: non so chi abbia inventato le scarpe col tacco, ma tutte le donne gli devono molto, tutte le donne lo amano molto, a seconda delle traduzioni. Quindi questa frase è quella che mi ha accompagnato un po' negli ultimi anni, sotto questo aspetto ovviamente. Le Pandorine, che sicuramente conoscerete, sono una ditta di Milano che fa, un brand di Milano che fa borse con delle scritte, con delle citazioni. Aveva già fatto tempo fa una borsa con questa scritta, però io non avevo avuto modo di prenderla. L'hanno rifatta con la stessa scritta in inglese e una foto di un tacco rosso. Altra mia passione sono le scarpe di Louboutin, quindi le scarpe famosissime con la suola rossa, quindi io quando ho visto questa borsa c'è proprio amore. Il problema è che costava 98 euro e per essere una borsa in plasticaccia, cioè senza niente, 98 euro mi sembravano un po' tanti. Quindi aspettate gli sconti, ho fatto bene perché l'ho pagata 68, mi sembra, che è comunque tanto, però è affrontabile. E quindi ve la aiuto, faccio vedere. Vedete? I don't know invented high heels, but a woman loving a lot. E con la scarpina qua. È molto grande, vedete, con i manici in corda di questo colore viola borgogna, con questi lati tipo tartarugati o proprio del genere. Questa borsa mi rappresenta moltissimo e non potevo non comprarla, quindi questo è l'acquisto che mi rende più felice in assoluto. Ok ragazzi, finite di fare shopping, non ho più comprato niente, ho comprato altre cose ma non in sconto, ma erano poi cose per la mia camera. Niente, spero di avervi tenuto compagnia, spero che vi sia piaciuti, che vi siano piaciuti i miei acquisti. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come al solito la prossima volta. Ciao!